Oh, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti non da Tikmila e hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmila non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmila, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'80%, l'81% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmil UK LTD e Tikmil Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, appuntamento con me e Giuseppe Ciricola, Country Manager Italia di Tikmil, e come sempre Tony Cioli Pubiani, secondo appuntamento del mese di giugno. Questo è il penultimo del mese, poi l'ultimo sarà venerdì, e poi ci sarà una pausa di una settimana e vedremo poi i prossimi appuntamenti per luglio. Verrete comunque informati via email. Allora, io passo in piattaforma. E saluto Tony. Ciao Tony, buon inizio Buongiorno. settimana. Come Buongiorno. stai? Dopo l'ETF siamo belli carichi adesso sui mercati. Tony, come vedi di questo inizio di settimana? Purtroppo i mercati negli ultimi giorni sono almeno per quello è vero che mercoledì e giovedì eravamo nella fine, ma io i mercati bene o male riesco a guardare lo stesso perché tramite telefonino, tramite uno stesso PC, tramite i monitor che abbiamo nei vari stand, i mercati si riescono a seguire. Poi l'ho seguito anche venerdì. Questo connotato, in particolare in Italia, di noia e scarsissima volatilità. Poi c'è anche la grande novità dell'Italia, che è una novità assoluta, inspiegabile, inspiegabile. Che fa esattamente il contrario a livello di volatilità, fa esattamente il contrario di quello che faceva storicamente. Per cui si muove un po' la mattina, fa qualche movimento rialzista o ribassista, in genere viene recuperato il movimento ribassista o viene annullato il movimento rialzista. Questa è la sintesi, diciamo, degli ultimi giorni. E poi alle 3:30 l'apertura dei mercati americani si pianta. Si pianta e sta ferma lì su 30, 35, 40 punti. Mi sembra venerdì sia rimasta ferma tra 25 e 50, 25 e 60 per arrivare a 26, 26 e 10, 605, chiudere così. Per cui fa 40 punti e così, però anche i giorni precedenti. Per cui una volta si attendeva quando c'era bassissima volatilità sull'Italia. L'apertura dei mercati americani per sperare di fare qualche cosa, adesso è quasi l'opposto. Ci sono due o tre movimenti fino a mezzogiorno e poi magari qualche cosa alle due, ma poi si pianta e quindi l'Italia viene abbandonata. È un qualche cosa di strano, ma magari contemporaneamente il Nasdaq si muove o anche il DAX si muove di più. E questa è la particolarità. Per quello che riguarda questa settimana, purtroppo anche qui oggi sono meno contento perché a me piace operare quando ci sono delle idee. Abbiamo questa settimana che è predominata dall'aspettativa di un qualche cosa che di fatto bloccherà ulteriormente la volatilità, ovvero gli occhi sono puntati sulle banche centrali. Tema principale della settimana che sta per iniziare saranno quindi le banche centrali, perché la lista degli appuntamenti è lunga. Non abbiamo solo la riunione attesissima della Federal Reserve, credo che sia, non ho guardato, dovrebbe essere mercoledì pomeriggio, mercoledì sera alle 20. Infatti la sto Quindi facendo vedere adesso diversi appuntamenti, appunto tra cui questo del FONC alle 20:30, mercoledì 19 giugno, quindi tra 2 giorni. E poi ci sono una serie di interventi di Draghi che riporta sul sì, calendario. alle 20:30 credo che ci sia l'intervista,
ma poi l'estratto avviene alle 20, l'estratto di quello che hanno detto, viene un comunicato per cui ci sarà la decisione sul tasso che dovrebbe rimanere invariato, salvo sorprese clamorose, ma il 90, no, 98% verrà invariato, e poi c'è l'estratto. L'estratto sarebbe un riassunto di quello che hanno detto i membri del FOMC, ovvero i vari presidenti delle varie banche centrali americane, che come in Europa loro hanno poi quella di Chicago, hanno quella di Philadelphia, hanno quella del Texas, insomma ce ne sono alcuni esponenti, e fanno l'estratto, il riassunto, e da lì già subito si capirà le probabilità che ci saranno che a luglio venga diminuito il tasso. Perché ormai in America, come quasi tutti quelli che ci stanno ascoltando, immagino sappiano, non si parla più di aumentare i tassi di interesse, come è successo 9 volte consecutivamente dal 2015 a oggi. All'ultima riunione del 19 dicembre 2018 abbiamo avuto il nono incremento consecutivo del tasso di interesse da parte della Fed, in questo caso è stato Powell a farlo, come ne ha fatti 4 nel 2019, 3 nel 2018, 1 nel 2017 e 1 nel 2016. Se, no, voglio dire, sì, 4 nel 18, 3 nel 17, 1 nel 16 e 1 nel dicembre del 2015, per cui questi 9 tassi hanno portato il tasso di interesse americano da 0,25 al 2,5. Si attendevano un paio di rialzi anche nel 2019, poi c'è stata la famosa piroletta di Powell dovuta al brutto andamento del mese di dicembre del 2018 dei mercati finanziari mondiali, in particolare Standard & Poor's, Nasdaq e Dow Jones, ma tutto il mondo fu colpito, e il cambiamento di idea. E quindi, essendoci anche l'intervista, questa riunione di mercoledì è importante, importante, insomma. È importante perché si dovrebbe capire quanti aumenti ci saranno per il 2019, se ci saranno aumenti, e eventualmente quando. Uno è previsto per il mese addirittura di luglio, ci sono buone probabilità, non, niente di sicuro, adesso le probabilità variano, però erano, mi sembra, sopra il 50%, specialmente dopo il brutto dato, il no farm payroll del primo venerdì del mese di giugno, e poi anche si parla già di un altro tasso, si parla anche della termine della balance sheet reduction o quantitative tightening, che sarebbe la riduzione dell'attivo di bilancio che sta facendo adesso la Federal Reserve, ovvero non ricompra tutti i titoli scaduti, ma addirittura dovrebbe smettere di fare questa riduzione, che in termini borsistici vuol dire un ulteriore allentamento quantitativo, cioè tutto procede verso il neosistema debitorio, ovvero un allentamento sempre più grande della massa monetaria per facilitare gli investimenti e diminuire, che per me è la cosa principale, diminuire il costo del debito pubblico, che anche gli americani ne hanno 8 volte noi, ecco, perché sono 22 mila miliardi di dollari, che corrispondono circa 19 mila miliardi di euro, e noi ne abbiamo 2-3, fatti i rapporti adesso. Non eccetera. E questa sarà una riunione che deciderà molto. Purtroppo, o per fortuna, secondo i punti di vista, prima dei grossi eventi il mercato si ferma, ogni tanto fa delle sparatine speculative, magari su qualche illazione, si sparge qualche voce, viene detto qualche cosa, ma non presenta volatilità, e questo lo stiamo già vedendo, visto che dobbiamo presentare la settimana in maniera obiettiva, lo stiamo vedendo, Giuseppe, anche dai movimenti che stanno facendo adesso gli altri indici aperti, no? Cosa abbiamo? Guardiamo il DAX, il DAX. Sul DAX, Tony, proprio visto che comunque una settimana tra virgolette d'attesa,
correggimi se sbaglio, ma questo tipo di, diciamo, di operatività con il tergicristallo, credo, ormai il famoso tergicristallo, credo che sia una buona soluzione per poter andare a coprire quei sistemi. Io infatti, in base un po' ai tuoi insegnamenti, ho già anche sul DAX individuato una possibile entrata che farò sul minimo, diciamo a 12.100, e lì proverò l'entrata. La farò con l'expert. Vedete, già qui ho già inserito il livello di entrata. Non so se ci arriva, però a 12.100 questa zona qui mi piacerebbe provare un'entrata long. Non so se tu hai già comunque fatto qualcosa questa mattina, Tony, se sei d'accordo sulla quella quell'acquisto di questo minimo, o se anche voi in chat, come vedete anche un po' il DAX, io ho individuato questo livello e anche poi sul gold, quindi sull'oro. Tanto vedo che arrivano già delle domande. Vediamo un po'. Tony, magari te la giro questa domanda perché è abbastanza interessante, di Roberto. È possibile una svalutazione del dollaro per favorire esportazioni e investimenti in USA con dei possibili abbassamenti dei tassi? Eh beh, eh sì, l'unico modo che ha di svalutare la moneta una banca centrale è l'aumento, dunque, no, con abbassamento dei tassi, c'è scritto, o aumento dei tassi. Possibile una svalutazione del dollaro per favorire esportazioni e investimenti in USA con possibili abbassamenti dei tassi? Sì. Sì, allora sì, ha scritto giusto. Evidentemente. Abbassare i tassi di interesse del dollaro, o meglio, del sistema di finanziamento da parte della banca centrale alle banche americane, vuol dire svilire la propria moneta, che diventa meno attraente perché rende meno, e quindi evidentemente con l'abbassamento dei tassi, cioè un qualche cosa di automatico, si favorisce notevolmente lo svilimento della moneta di riferimento. Quindi è l'unico modo che si possa, per cui si possa agire. Secondo me, come dice la domanda, sia Trump e adesso anche Powell hanno l'obiettivo di svilire quanto più possibile il dollaro, perché è alternativo come piano a quello dei dazi. Se tu riesci ad abbassare i tassi di interesse e a deprezzare così il dollaro, che ripeto, rimane meno attraente perché rende meno, ha tassi di interesse inferiori, i loro bond, anziché rendere il 3% in 10 anni, ormai rendono il 2%, quindi c'è un flusso di capitali che esce dal dollaro per andare a cercare posti, rendimenti, se non migliori, alternativi, e quindi c'è un deprezzamento nella logica. Se sia possibile o no, però sarà sempre il mercato sovrano che decide. Perché ricordiamoci che poi il mercato va per conto suo, cioè non si deve muovere automaticamente sugli impulsi, perché magari già sta scontando o ha già scontato, questo lo dico come scuola, non voglio dire che ha già scontato, però il mercato magari si muove già in anticipo e magari già sta scontando adesso il ribasso probabile che farà a luglio, o magari non ha scontato e quindi è possibile vedere un dollaro magari a 1,13, 1,14, 1,15 contro l'euro, per dire, o una svalutazione contro lo yen, ovviamente, contro il franco svizzero, contro la sterlina, è possibile vedere. Ovviamente questo dipenderà molto dal tono usato mercoledì prossimo dai mercati. Intanto volevo vedere la partenza, così vediamo se facciamo qualche cosa, la partenza dell'Italia, che la vedo bella alta, 26,70 come FIB quotato, e segna già un più 0,26 in questo momento rispetto al DAX, che invece è invariato. Siamo quasi al nostro livello, perché anch'io concordo di comprare a 12.100, anzi, lo faccio anch'io, guarda, mi metto a 12.100 con un DAX. Vediamo perché ci sta arrivando. No, io ho zero. Adesso noi due abbiamo dei prezzi leggermente differenti. Io ho
con l'Eurex ho 12.100 e mezzo di minimo, per cui non l'ho fatto per mezzo punto. Tu non so quanto vali adesso, dillo Sì, no, pure. siamo lì, Tony, perché vedete dal livello che sto segnando in piattaforma, siamo lì. L'ha sfiorato anche a me, non è ancora, Ha non sono sfiorato ancora. di mezzo punto. Spieghiamo, facciamo educazione finanziaria. I CFD, per cui TICMIL, tendenzialmente replica l'indice. Questo è un po' tecnico, però è oracolato quello che spiego, perché per me, prima di tutto, dovrebbero spiegare gli strumenti, i master trader, e poi le tecniche. Ma capendo gli strumenti, guadagni di più, o perché fai meno errori e capisci le cose, è molto più bello. Il CFD tendenzialmente quasi sempre replica l'indice, mentre il future ha un effetto spesso legato al tasso di interesse, quindi ci può essere anche il cosiddetto contango, che è un valore leggermente superiore dal fatto che tu compri un paniere al prezzo che fissi oggi, ma che ritirerai il giorno della scadenza del future. Per farla breve, quando il future è prossimo alla scadenza, e noi sappiamo che questa settimana, ecco perché faccio questo discorso, non è lezioso fine a se stesso, ci saranno le tre streghe, no? Giuseppe, ci dovrebbero essere le tre streghe, ovvero la scadenza di tutti i future mondiali sull'azionario, che avviene il terzo venerdì di giugno, come avviene il terzo venerdì di marzo, come avviene il terzo venerdì di settembre e il terzo di dicembre. Questo procura ulteriore attesa e nervosismo, ci sarà molto nervosismo a fine settimana, visto che dobbiamo parlare della settimana, perché ci sarà il rollaggio e i nuovi future. Ecco, quando siamo prossimi alla scadenza, il prezzo del CFD viene a coincidere sostanzialmente con il prezzo del future Eurex. Ecco perché io e Giuseppe in questo momento ci troviamo molto bene a parlare, sono dei rari giorni perché i nostri prezzi coincidono. Capito, Giuseppe? Esatto. Era un bel livello lì, ha avuto una bella reazione. Peccato, vedete, io Maledetti, non. perché io ero a 12.100 e ciò ufficiale 12.100,5 Eurex grande, DAX grande. Peccato perché il punto per mezzo tick non l'ho fatto e magari speriamo che qualcuno l'abbia preso, perché col torce cristallo, giustamente, vedi la tecnica Giuseppe, piano piano, questo è l'ottavo webinar, no, è il nono, per cui Grazie. sta prendendo, ha capito, quando noi prevediamo dell'attesa del trading range, così spieghiamo anche le tecniche, che secondo me sono molto più efficienti di tecniche statiche, cioè dire noi compriamo al doppio minimo, al doppio massimo, al ciclo 1, ciclo 2, tutte quelle storie lì, per carità, bellissime. Ma è molto meglio lo spirito di adattamento alla tecnica a quello che fai. Allora, visto che abbiamo detto che ci sono le banche centrali questa settimana, mercoledì parla la Fed, poi c'è anche la Banca del Giappone, poi c'è anche la Banca di Norvegia, poi c'è anche la Banca del Brasile, e c'è una settimana di aspettativa. La settimana di aspettativa fa sì che il mercato sia poco volatile in un trading range. Generalmente l'aspettativa, l'indecisione non provoca mai dei grandi direzionalità in un senso o in un altro, a meno che non intervenga qualche cosa ufficialmente di nuovo. Allora, quando c'è attesa, la tecnica migliore è cercare di colpire gli eccessi, i massimi e i minimi. È proprio per questo, ad esempio, che è un mio numero, chi mi conosce lo sa, io mi metto anche in vendita. Così facciamo un po' a 34, 12, 134 di DAX, per cui sono piazzato in questo momento. Qui arrivano a 12.100, sfiorato di mezzo punto, e a 12.134 in vendita. Più terzi cristallo di così, io contemporaneamente non me ne frega niente, mi piazzo a sinistra e a destra. E questo sa significare un atteggiamento da parte dello speculatore, che sarei io, passivo, non valutativo, perché che senso ha mettersi in acquisto o in vendita? Però per chi è più scaltro, o almeno chi è più navigato sui mercati, è chiaro che sta a significare che la visione che avevo appena detto. Quindi se io mi aspetto
che la maggior parte del tempo poi sono in congestione gli indici, però in particolar modo in questo momento qui mi aspetto un trading range, evidentemente mi piazzo sul minimo e sul massimo. Il massimo effettivamente del DAX Eurex è 12.126,5, però ho delle mie regole particolari che sono mie, inventate da me, che possono non valere niente, che mi dicono che sostanzialmente quando sfonda, quando arriva a risuperare il record dopo il 20-22, conviene posizionarsi a 34, però è una regola mia perché generalmente lo fa, per cui è molto meglio shortarsi a 12.134 che a 12.130 perché guadagno 4 punti, questo è semplice. Nel frattempo Giuseppe ci stanno veramente marcando, eh? Vediamo, vediamo perché se c'è almeno una seconda possibilità di entrata. Ah, io ho due Certo, punti, noi ci stiamo marcando. Oh! Io sono eseguito. Eseguito del DAX. Voi lo vedete adesso in piattaforma, a me si è Pensa a te. azionato l'expert, ancora non è entrato, però vediamo Ecco. se lo vedete dalla piattaforma come va. Almeno il DAX ci dà un po' di, diciamo, tra virgolette, adrenalina questa mattina, vediamo. Che succede? Allora, Roberto intanto lo vede a 12.000, l'ha dichiarata prima l'entrata. Bravo Roberto. Oddio, bravo quando va a 12. 17. Quindi dovrebbe fare altri 100 punti. Esatto. Insomma, bravo, aspettiamo a dirglielo perché già sarà bravissimo, no? Per ora siamo a 96 qui. Può darsi Roberto, benissimo. che punto di entrata se c'era il DAX? Se Parli con me? interagiamo anche perché è sempre difficile comunque quando parlare tre quarti d'ora, ci siamo già detti tutto su quello che è l'attesa, adesso lasciamo un po' spazio all'operatività, però ovviamente coprire. Vediamo. Grande, ciao Giuseppe Roccasalvo. Allora, qui la sto sbagliando perché tra un po', vediamo che sta già perdendo in questo momento 10 punti e mezzo, 11 punti, 10, 3, 10, insomma, a seconda di come si muove, vediamo che siamo a 12.090 di DAX. Sul FIB permane, la stanchezza di questo FIB perché veramente è ingiocabile il FIB negli ultimi 5 giorni perché rimane lì, si pianta lì, eccetera, eccetera, eccetera. Il DAX sta provando a scendere, poi vediamo anche contemporaneamente il future sul Nasdaq, ecco, sono i future americani probabilmente che hanno portato giù, Tony, non so cosa ne pensi, però a me piaceva il primo tocco su quel minimo. Siamo stati un po' sfortunati perché lì già aveva pagato. Può darsi, effettivamente il ragionamento è giusto. Bravo, mi hai dato l'opportunità di dire una cosa giusta, che tra l'altro faccio sempre. Quando ti vengono a sfiorare, poi fa un giro da un'altra parte, effettivamente andrebbe riposizionato qualche punto sotto se vuoi andare a comprare. Quello è giusto. Era questo che volevo dire, Giuseppe, no? Se non Esatto. sbaglio. Effettivamente è vero perché il mercato ha fatto un test. È vero che era 12.100, io è arrivato a 12.100 e mezzo, effettivamente, proprio per la logica del tergicristallo, va a cercare un nuovo minimo, che spesso non è il mezzo punto, ma può essere 7, 8, 10 punti in meno. Quello è verissimo, per cui dal punto di vista razionale, tecnico, era meglio. E l'expert l'ha già ragionato questa storia qui, il tuo expert. L'expert adesso lui lavora sugli swing e quindi non è entrato e quindi adesso ha abbassato nuovamente l'entrata e sta per entrare proprio a 12.097. Ah, adesso capisco perché me l'avevi spiegato. L'expert vuole avere un punto di swing consolidato, per cui Esatto. lascia scorrere finché scende e quando c'è un evidente tentativo di recupero si posiziona al tocco, al superamento di un determinato livello che sta a configurare il fatto che il momento di crisi sia passato. Sbaglio?
Esatto, No, lui. l'ho spiegato perché l'avevi spiegato solo alla prima puntata, me lo ricordavo, però è giusto rispiegarlo perché magari quelli della prima puntata oggi non se lo ricordano più o ci sono un sacco di persone che io vedo qui che collegati sono sempre di più, siamo ormai quasi 100 collegati, per cui insomma grazie, siamo tantissimi ed è giusto ogni tanto rispiegare le regole. Allora, Allora, l'expert. qualcuno mi segnala dei problemi d'audio, però non so, io credo che si senta e si veda benissimo comunque il video. Datemi qualche feedback. Allora, ma Massimo dice: non conviene ora vendere sul pullback verso i 12.100? Vendere, quindi andare, Ma sì, andarsi a prendere quel minimo di pullback potrebbe essere comunque, però. Cioè, noi stiamo seguendo adesso una logica che non cerchiamo la direzionalità proprio perché siamo in attesa di questa settimana, quindi statisticamente è più probabile che faccia che vada a lavorare, si vada a lavorare sugli eccessi per andare a prendere le cosiddette false rotture, quindi pochi pips, però andando a lavorare sugli eccessi con la famosa tecnica del tergicristallo che Tony ci ha spiegato in diverse occasioni. Poi ovviamente ognuno ha le sue tecniche di trading, potrebbe andare tranquillamente a fare quel pullback a 12.100 per andarsi a riprendere i minimi. per carità, volevo anche dire questo, che è molto interessante. C'è il Nasdaq 100 che io considero ormai da guardare la mattina almeno più interessante dello Standard & Poor's, perché è più volatile, più aggressivo, che se voi anche andate a vedere graficamente ha perso una 20, 22, 23 punti nel giro di pochi minuti. Vedete? All'inizio, no, sì, 20, 15 punti, diciamo che alle 8 e tre quarti, quando ci siamo collegati anche un po' dopo, alle 8 e 52 valeva ben oltre 7.500, 7.500, 7.500, e adesso si trova a 7.488, per cui abbiamo questi, anche questi 15-16 punti di Nasdaq che indubbiamente non fanno bene al mercato. Un altro commento è come l'Italia sia abbastanza per conto suo, non dico svincolata, però la vediamo sempre lì sui prezzi massimi, sul massimo di venerdì scorso, quando un DAX, ad esempio, insomma, si trova sotto i 12.100, per cui c'è sempre quest'Italia un po' particolare. Per quello che dice il pullback 12.100 va bene, ma magari qualche punto in più, anche perché io sono long e spero magari di fare 12.104, 12.105. Oramai, visto che ho avuto già un minimo, un drawdown di 86. Un'altra cosa importante, ma logica, non voglio insegnare niente in questo caso, evidentemente per uscire da una posizione in sofferenza è anche giusto vedere il drawdown che prendi, ma non per il money management, il rischio, eccetera. Questo, no, evidentemente se io adesso vedo una posizione quasi di pareggio, tengo conto già che viene da 12.086 e quindi ha già corso abbastanza. Però secondo me, ecco, in questo momento io sono, ho recuperato il pareggio, proprio in questo momento vale 12.100, proprio mentre sto parlando, 12.100 e mezzo, 12.100. Potrei applicare anche la famosa Goretti, che dice che quando va in sofferenza, ecco, io ho venduto in questo momento e ho guadagnato 12,50 euro. Perché ho Amico, fatto vedete che una. anche l'expert è entrato su quel livello. No, ho fatto. No, tecniche. Io sono scalper. Chi mi conosce sa che sono scalper. Te ti è entrato l'expert invece, no? Sì, è entrato già l'expert su quel livello Però12.097. teoria è. In teoria i 4 punti adesso, no? Adesso vale 12. Esatto. Vabbè, Però però sai. vedete, io sono con size abbastanza basse perché io non lo nascondo. Sto imparando insieme a voi con Tony queste tecniche che io non ho, non trado gli indici. Quindi la prima regola, e poi un consiglio anche per visto che ci sono comunque tanti, anche tanti neofiti, è quello che se dovete apprendere qualcosa di nuovo, di farlo
con size molto, molto basse per apprendere, appunto, visto che ci sono diverse dinamiche di mercato che noi viviamo ogni giorno, comunque di affrontarle con size molto basse. Vedete che io sto facendo questo proprio perché non sono un esperto di indici e quindi devo imparare insieme a voi e lo faccio con size molto basse. Io adesso quello che faccio io è mantengo comunque questa posizione, vediamo se arriva a quell'eccesso che Tony ci ha segnalato in area 12.135. E quello che faccio è che comunque l'entrata adesso, visto che chiedevano anche un po' gli stop in chat, come la gestisco? La prima entrata è stata fatta qui, la seconda entrerò con una seconda size a 12.050, quindi sul minimo di venerdì. Quindi sul minimo di venerdì io poi cercherò un nuovo ingresso e quindi cercherò poi appunto di migliorare il prezzo medio di carico con size molto basse. Questa cosa vedete che noi siamo partiti con un capitale di 25.000 euro, Tony, e ad oggi è 25.655, quindi qualcosa l'abbiamo fatta nonostante io sia un neofita, quindi grazie agli insegnamenti di Tony che anche oggi ha preso un ottimo livello. Quindi complimenti Tony. Adesso vediamo. Io sono già uscito. Io sono già uscito perché, innanzitutto, io faccio uno scalping abbastanza stretto e poi mi viene da 12,86. Per cui avevo già un drawdown importante e ho applicato, per chi mi conosce, la Goretti. La Goretti vuol dire che ti appelli a Santa Maria Goretti e se fai il pareggio, guadagni mezzo punto, esci e poi ci ripensi. Questa non la conoscevi, Giuseppe, l'applicazione della Goretti. A No, 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 no. Santa Maria Goretti, perché quando vedi subito che scendi di 14 punti, preghi, Dio, speriamo che si faccia. E a questo punto ho preso i miei 12 euro e mezzo, meno, tra i 50 di commissione, perché io ho delle commissioni particolari, evidentemente, eccetera. E adesso vediamo. Allora, il DAX l'abbiamo seguito, vediamo. Ovviamente io rimango piazzato anche a quel livello che di Giuseppe, short, il famoso pullback dell'operatore che ha parlato prima del trader. Ecco, io lo sposterei più in alto, ovviamente. E il FIB rimane nella sua bassissima volatilità, per ora ha avuto in 20 minuti un'escursione solo, pensate, di 45 punti, che è pochissimo perché FIB spesso nella prima mezz'ora di contrattazione o nei primi 20 minuti fa più di 100 punti. Questo è un dato statistico. Invece, rimanere 30 punti all'apertura su 30 punti è veramente pazzesco. Vediamo anche che per me è importante l'euro-dollaro. Poi vi spiego perché. 1,12,06. Tu prevedi il futuro perché prima hai risposto senza che io ti dicessi la domanda ad Aldo che ti chiedeva un'opinione sul Nasdaq e quindi hai dato anche. E adesso Roberto chiede statisticamente se scende euro-dollaro scende anche il DAX, quindi su euro-dollaro adesso io apro il È una grafico bella dicendo. domanda, sì, ho anticipato perché probabilmente qualcuno che mi segue sa come faccio i ragionamenti. Allora, ma sul Nasdaq io vedo sempre, poi questa settimana, che gli svarioni ribassisti sono molto più rapidi. Poi sale, 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 sale e in 5 minuti dalla pacca e lo buttano giù. Vedo questo 7.500 del Nasdaq 100 Future come livello molto importante di resistenza, proprio consolidata, e viene sempre, sempre buttato giù, compreso anche quel movimento che sta facendo adesso. Per cui lo vedo molto affaticato, probabilmente anche lui è in attesa della Federal Reserve, il Nasdaq, e da lì ci saranno delle prese importanti o di beneficio, o magari si cercherà di salire. Lo collego però alla domanda di euro-dollaro che mi è stata fatta, perché tendenzialmente un rafforzamento del dollaro sul DAX favorisce, del dollaro sull'euro, scusate, favorisce il DAX. Cioè, dollaro forte favorisce il DAX, perché
Perché il DAX è un indice tedesco che ha molti suoi componenti, molti suoi sottostanti legati all'esportazione, e quindi gioiscono di un euro debole e quindi di un dollaro forte. Per cui un dollaro a 1,11 farebbe comodissimo al DAX. Questa è la logica assoluta. Però quando io parlo di spirito di adattamento, ecco perché io a me le regole fisse mi fanno l'orticaria e dico che anche fare dei corsi è impossibile, perché tu racconti, perché ci ho provato anch'io, ci provo anch'io, racconti delle cose e poi vieni smentito, ma ci vuole la visione larga. Vi spiego subito che oggi è l'opposto di quello che è la regola principale, perché siccome siamo in attesa delle prese di posizione della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, che ripeto, mercoledì sera alle 20:30 ci sarà la conferenza stampa di Powell, ma alle 8 ci sarà la decisione sui tassi, quindi l'estratto del FOMC. Evidentemente, una presa di posizione falco, ovvero un Powell che dice l'economia va bene ancora, non abbiamo ad esempio deciso di abbassare i tassi, monitoreremo con attenzione lo stato di inflazione, ma non troviamo nessun presupposto per modificare l'attuale politica monetaria, cioè un atteggiamento falco o parzialmente falco rinforzerebbe il dollaro. Giusto? Questo lo devono sapere tutti, anche gli analisti tecnici sublimi che leggono il Prink o quelle robe lì, devono sapere, spero. Prima imparate questo, poi tutto quello che volete, le bande di Bollinger, tutto quello che volete. Ma prima sappiate che se il tasso di interesse scende, il dollaro si indebolisce, se il tasso Fed, ovviamente, ci riferiamo alla Fed. Se invece sale, il dollaro si rafforza. Siccome in questi due, mancano 48 ore, diciamo 2 giorni e qualche cosa alla riunione della Federal Reserve, un indebolimento del dollaro, cioè un dollaro che ti va a 1,1180, farebbe supporre che ci siano i rumor a favore di una politica falco. Perché se loro dicono non abbasseremo per tutto il 2019 i tassi di interesse, state ne certi che il dollaro va a 1,10, perché in questo momento si sta scontando con i Fed funds americani la possibilità che la Fed abbassi i tassi di interesse. Ecco che l'eccezione, in questo caso, per rispondere alla domanda del dollaro, una debolezza del euro sul dollaro, cioè un andamento sotto l'1,12 starebbe penalizzerebbe anche il DAX, che è un paradosso, perché starebbe a significare che probabilmente l'atteggiamento di Powell mercoledì sarà un discorso falco. Viceversa, se andiamo verso l'1,13, vorrebbe dire che i rumor dicono che invece Powell abbasserà i tassi di interesse se non a giugno, a luglio, e quindi si indebolisce il dollaro, ma il DAX è contento pur vedendo l'euro rafforzarsi, perché è prevalente l'abbassamento dei tassi rispetto al fatto delle importazioni e esportazioni, che conta sempre ugualmente, ma un po' meno rispetto a un abbassamento importante dei tassi di interesse da parte dell'America. Vedete, chi ha capito questo discorso, e Giuseppe Cirivola l'ha capito senz'altro, perché poi privatamente glielo chiedo, No, assolutamente. capisce quanto in borsa, che è il mio principio che sostengo anche quando vado in fiore, nelle fiere, nei miei discorsi principali che ho fatto questa fiera, che sono cose mie, che non leggo, non ho letto nei libri, sono cose mie, per cui sicuramente sono miei pensieri, derivanti da questi anni in cui vado in giro a parlare. L'adattabilità al mercato è la qualità migliore di un trader. Se voi andate sulla mia bacheca e scorrete i giorni della fiera, c'è 50-40 minuti, andate subito al minuto 21, perché i primi 20 minuti parla quello di Vubeck, che è uguale. Poi quando parlo io sentite tutte queste storie. È
lì parlo proprio del fatto dell'adattabilità del mercato e dal fatto anche che non esistono delle formalizzazioni di regole che possono sempre andare bene. Quindi se io un mese fa vi dicevo, guardate, c'è il dollaro forte, compriamo il DAX perché il dollaro, vi dicevo una cosa corretta, oggi un dollaro forte starebbe a denotare, ripeto, che Powell non abbasserà i tassi e quindi anche tutto il sistema borse scende. Tutto il sistema borse scende perché se la Fed sarà falco potremmo vedere dei ribassi importanti e quindi anche il DAX, contrariamente alla logica fondamentale, scenderebbe. E questa è una finezza che chi ha ascoltato e riesce a capire, magari sentendo due o tre volte anche il mercato, impara tantissimo anche a tradare, molto di più di quelle regolette giallo, verde, blu, rosso, due minimi. Ragazzi, attenzione, questo è quello che ci ha detto Tony, è estremamente importante, quindi dopo uscirà la registrazione e seguitevi questo passaggio, magari l'ho riascoltato due o tre volte. Tony, io siamo in chiusura, c'è qualche domanda per te, proprio collegandomi proprio a queste perle che ci offri. Alessandro ti chiede se è possibile, vorrei fare una domanda al signor Pugliani, dove fare e come fare un'adeguata formazione finanziaria. Ma io non me ne intendo, io credo che sia impossibile. Cioè non c'è, io per quello che guardo in giro di master trader che abbiano il mio tipo di formazione, l'unico che conosco, guarda, sarà contento lui, che tosto è Antonio Carnevale. Per me è molto bravo a capire questo tipo di logiche. Poi ce ne sono altri, però che facciano questo tipo di formazione specifica a livello di master trader, Intanto seguite la pagina di Tony perché ci sono tutti i post. ci sono io che però tra Visio Forex, Webinar, Tickmill abbiamo fatto, peccato che un paio di registrazioni non ci sono, però se uno segue solo gratuitamente con impegno quello che dico continuamente, diventa, io ho 10 ragazzi, 10, non uno, almeno 10, che da 2 anni o 3 anni, qualsiasi cosa io faccia, se lo vedono e lo risentono, si divertono perché bene o male, o anche a volte sono anche simpatico, passano veloce queste mezz'ore, passano veloce, tant'è vero che Giuseppe dice, cacchio, sono già le 9:30. Bene, questo è finito, sì. E succede così alle fonti, succede così con Visio Forex ci sono quasi tutta la settimana. E uno ascolta mentre è in macchina, mentre insomma, quei 20 minuti medi al giorno ha una formazione, secondo me, infatti molta gente mi vuole bene, ha una, perché faccio una formazione finanziaria di una discreta qualità, ma quello che conta di più, gratuita. Io Assolutamente. faccio No, gratis. non buttate soldi in corsi costosi. Tanto... Sto lavoro che sta facendo Tickmill con Giuseppe, e bene o male ci sono 8 corsi che secondo me valgono 100 volte di roba a pagamento. Poi, siccome è gratis, la gente dice che è gratis, è scema, lasciamogli pensare che è gratis. Io ho avuto delle persone, magari mi stanno anche ascoltando, ascolteranno, che mi hanno detto: ma te Tony fai i corsi a 300 euro, io ne voglio uno da 1000. Perché magari non riusciamo, sei bravissimo, però io non ho voglia di spendere 300 euro. Io magari faccio un culo così per 300 euro. Io voglio spendere 1500, vado, provo un corso a 1500, poi ti so dire. Cioè, la gente è così, ma non uno, ce ne sono tanti perché dice: se è da 1500, è come quando vai a comprare un vestito da un sarto. Se uno vuole andare a sposarsi, un vestito a 180 euro lo compra, mentre se c'è un vestito da 1000, 1200, lo va a comprare. E lì è gratuito, per cui diamo atto anche a Tickmill, secondo me, io, di aver fatto un'opera meritoria. Tra l'altro abbiamo previsto ancora 9, 10, abbiamo ancora 14 puntate, no? O 15 addirittura, per cui abbiamo ancora modo di fare tantissime cose.
tutto quello che le fonti, questo è io. Cosa volete che consigli? Questo, cioè, secondo me, io sono molto bravo e lo No, faccio gratis. sentire Tony, adesso al di là dei webinar che facciamo qui, che secondo me hanno molto valore, visto che mettiamo una piattaforma a disposizione per attività live, poi Tony con tutti questi insegnamenti, quindi non sottovalutate, come ha detto Tony, questo tipo di formazione solo perché è gratuita. Poi, esatto, poi c'è molta gente che dice: ma non ci capisco, però risentite, risentite, perché io parlo chiaro, c'è gente che aveva fatto la terza media, che a forza di sentire, richiede, risente, perché le cose le spiego bene, uno risente, non ho detto niente di particolare anche prima, dico attenzione che l'euro-dollaro si muove anche per il fatto che i tassi di interesse si possono abbassare e alzare, e questo uno deve sapere se fa il trade. Detto questo, quando si muove e va al ribasso perché magari si prevede la Fed Falco vuol dire che non abbassa i tassi, allora anche il DAX, che è tradizionalmente favorito da un abbassamento del valore dell'euro, per cui da un impennamento del dollaro, questa volta no, ho detto questo, non credo di aver detto come si fanno i ponti in ingegneria edile. Ecco, nel frattempo con stima, no, perché noi ci esponiamo prima, con stima vediamo che la logica del cerchio di cristallo vale 1.000 tecniche che magari fanno dei libri, ho visto dei premi, ecco i trader famosi, questa logica qui. Noi parliamo prima, è tutto registrato, complimenti. Io peccato che sono entrato qualche tick sopra e non ho abbassato perché poi avevo le palle di tenere, però abbiamo un DAX, quindi anche il mio consiglio di aspettare un po' di più va benissimo, un DAX che vale 12.124. Te Giuseppe stai diventando milionario con quel conto. Questo sì, questo sta andando bene, sono contento perché abbiamo. Recupera il mio onorario che è basso, parliamo di una cena. Tony, le cene sono sempre pagate, assolutamente. Recupera il mio onorario con questa operazione qui. No, la logica del cerchio di cristallo va molto bene, sono contento, per cui 12.100 adesso sembrava prima una porcheria, adesso è oracolato. Io rimango, per precisione, sempre short, con un tentativo di short a 12.134, perché è un mio numero. Quando si supera così, stiamo vicino al massimo assoluto, per cui terzi cristallo, che più terzi cristallo non si può. L'Italia continua nella sua marcia lieve rialzista, malgrado Borghi abbia detto che domenica Borghi, il segretario, insomma, un pezzo grosso della Lega che si occupa di economia, adesso un responsabile di economia del governo, ha detto che quello che dice Tria non conta niente, proprio detto così. Quello che contano sono le parole dei politici, che ci sta come discorso, no? E io pensavo che il BTP la prendesse male, invece si vede che adesso sta snobbando anche questi tipi di minacce che una volta avrebbero provocato un piccolo terremoto in Italia. Invece vedo il BTP addirittura 132,26, vuol dire che l'Italia è compratissima. Vedo un FIB tonico sul nuovo massimo assoluto di giornata e relativo rispetto allo stacco dei dividendi. Ricordiamo che dal punto di vista tecnico, che la guardo anch'io la tecnica, non la disprezzo perché mi aiuta anche a me. Ricordiamo che c'è un gap aperto, perché quando hanno staccato i dividendi c'è da chiudere un gap. Qualcuno di voi lo saprà meglio di me, però siccome ci guardiamo un po' tutti, secondo me i gap aperti quando si arrivano a tiro è una cosa importantissima da guardare, ma non perché il gap, quelle sono boiate che spiegano, ma è perché tutti sanno che c'è il gap dagli americani, ai tedeschi, agli spagnoli, agli italiani, e quando andiamo, e il gap a memoria era intorno, qui potrei dire una castroneria, però intorno ai 21.000 punti. Il giorno dello stacco dei dividendi, mi sembra il 21 di maggio, c'è stato ovviamente 500 di stacco, dal punto di vista tecnico c'è da chiudere quel gap lì. E adesso ancora forse presto per valutarlo, però già da 28,50, 29, guardiamoci perché poi lo va a chiudere sempre. Quando si avvicina, per me i gap valgono, la storia dei gap quando siamo vicini, se siamo lontani no, per cui è una boiata quello che dico, ma a volte ci sono dei gap che non sono mai chiusi o vengono chiusi dopo 3 anni, e allora noi cosa ce ne facciamo? Tutto qui.
Grande Tony. Allora io chiudo con alcune domande. Michele chiede dove si possono vedere le registrazioni, così rispondo anche a Claudio che chiede come se è possibile spiegare il tergicristallo. Ne abbiamo parlato nei precedenti webinar. Purtroppo qualche registrazione, io adesso non ricordo bene quale fosse, purtroppo è saltata per dei problemi tecnici con GoToWebinar, però nell'area didattica di TICMIL, se andate in didattica webinar, ci sono le registrazioni dei webinar precedenti. Queste sono perle gratuite, quindi vi consiglio vivamente di prendervi del tempo, magari se siete in spiaggia o comunque quando avete tempo, di riascoltarli tutti perché sono state spiegate diverse cose interessanti. Poi Tony, ti leggo qualche complimento che arriva da Massimo. Tony a Rimini ha dato tutto anche contro le condizioni logistiche, venendo incontro a noi con tutta la sua voce, non ci doveva vendere nulla, ma solo insegnarci. Poi Grazie. Antonio dice, corsi gratis da parte dei grandi trader dimostrano che vivono di training e non di vendite di corsi a sprovveduti neofiti. Ma infatti questo è un consiglio che vi do, se questi che mi stanno ascoltando, io sono molto, posso sembrare molto immodesto, però chi mi conosce sa che lo sono l'opposto, però per quello che rappresenta, a parte che adesso sto rappresentando TICMIL, mi pagano e devo cercare di essere serio il più possibile. Mi pagano. C'è un gettone che alla fine è un qualche cosa di carino, perché una cosa è fare una puntata spot, ma una cosa è farne 24, per cui viene qualche cosa di carino anche per me. E ci sono appunto delle cose che io noto in tante persone. Il discorso se è gratis vale poco, purtroppo esiste. Purtroppo a me non ne frega niente, però io tendenzialmente no, faccio anche io dei corsi, faccio dei corsi sulla Mestre con Fantorno, io ne faccio pochi perché ci rimetto, nel senso che il prezzo sono circa, con la fattura sono 390 euro, però alla fine massimo posso avere 5, 6, 7 studenti. Li divido, c'ho la sala, eccetera, eccetera, c'ho il viaggio, devo dormire in albergo, e più trado, perché io trado sempre, però tendenzialmente con minore efficienza rispetto al fatto se trado da solo o no, per cui è un corso che faccio perché mi piace, come ho spiegato a qualcuno. Andate a vedere la scala di Maslow, la scala di Maslow, cioè una persona quando diventa matura come età, anche voglia, se non è un criminale, se è una brava persona come sono io, di trasferire la propria esperienza ad altre persone per il bene della comunità. E si chiama bisogno di autostima, che è un bisogno fisiologico, e bisogno di realizzazione. E quindi se uno mi chiede, ah, io ho letto l'altro giorno un commento, i grandi trader sono persone che si fanno i cazzi loro, non riservate, sono strozzati. Ci sono grandissimi trader estremamente riservati, e io ne conosco, tendenzialmente così, ma io di carattere sono una persona estroversa, tant'è vero che prima di fare il master trader ai livelli a cui facevo cabaret, facevo il comico alla radio, per cui una persona briosa, che ha sempre il sorriso, che ha voglia di parlare, che viene gratificata, come qualcuno mi ha visto a Rimini, ovunque vada, mi fa anche piacere, mi stancavo molto, però dove essere acclamata, ricevere degli applausi, dei ringraziamenti, è un qualche cosa che mi dà molta autostima e molta realizzazione. E questo lo faccio gratis, perché meno male anche i broker non mi pagano, non mi pagano. E quindi, però, il fatto di c'è molte persone, ho detto 10 e sono forse anche di più, che seguendomi lentamente, ovviamente all'inizio fanno fatica e poi pian piano entrano nel linguaggio, pian piano nel giro anche di qualche settimana, degli anni. Lo stesso Giuseppe credo che sia un esempio, no? Giuseppe Ciricola credo che sia un esempio anche, no? Non mi ascolta adesso Giuseppe. Sì, no, no, ti sto ascoltando Ah, no, assolutamente. no, ma pensavo, ecco, dico anche te, che hai già una certa preparazione, hai un'età più matura, stai imparando delle cose, no? Pian pianino. Assolutamente. Sì, assolutamente. Poi Allora queste sono tutte gratis, perché tu fai www, ti iscrivi,
tutt'al più riceverai un'email che non è nessun problema, io mi iscrivo a tutto e questo perché di leggere delle email, di se c'è un corso, se c'è un'offerta, se c'è una piattaforma, non è nessun problema. E questo è un bel metodo di avere gratuitamente una formazione. È chiaro che ovviamente poi faccio raramente anche dei corsi a pagamento, raramente delle giornate anche a casa mia, e lì costa perché evidentemente, ma sono sempre cifre intorno ai 400 euro, 350, ecco, robe così, non robe particolarmente. Soprattutto sono soldi ben investiti, quindi assolutamente. No, non lo so, non sta a me a dirlo, però ecco, abbiamo fatto con Vision Forex, faccio due corsi all'anno che costano 60-70 euro, oro colato, rimane la registrazione, lì abbiamo avuto dei feedback da commozione, commozione. E queste cose anche con Click.me sono molto importanti. Questo, evidentemente poi c'è chi non si adatta, chi non ha quel livello minimo di cultura che può seguirmi, perché evidentemente dire queste cose ci vuole un minimo di base, un minimo ci vuole, per cui è chiaro che anche una persona intelligente che non sa proprio niente di economia e vuole affrontare, fa molto prima cercare la formalizzazione tramite l'analisi tecnica. E infatti ho il mio seguito, lo dico sempre, con sicumera e arroganza, che è mediamente più intelligente del seguito ordinario. Io dico in genere che mi scrive o chi mi segue ha un pelo di passo in più rispetto alla media. Questo è brutto da dire, ma io sono convintissimo di questo. Cioè, uno proprio scemo non può seguirmi. Gli scemi, infatti, non mi seguono. Per cui chi sta sentendo e sta reggendo fino a questo momento, secondo me, è un piccolo passo in più. Chi segue Tech.me è un piccolo passo in più rispetto alla media. Ecco, non Esatto, voglio. credo che comunque sia una formazione di un certo livello. Sempre Alessandro chiede dove e come fare formazioni di base. Alessandro, te lo stiamo dicendo, vai su Teekmill, rivedi tutte le registrazioni. Se sei proprio a un livello molto basico, vai su Google cercando, trovi di tutto. Non spendere soldi in corsi di formazione per farti dire come apro una barra, l'open, il close, queste cose qui, la leva. In internet trovi il 90% delle informazioni che ti servono, forse anche il 99% le trovi, e poi ovviamente una volta che hai più dimestichezza con il mondo del training, allora lì un attimo devi iniziare a filtrare e fare la distinzione tra i ciarlatani e i trader che comunque vivono i mercati ogni giorno, e noi ne stiamo dando comunque una dimostrazione con questi webinar, con piattaforma aperta, con Tony che ci spiega tutto, quindi hai a disposizione anche tutte le registrazioni. Più di questo, veramente non sappiamo cosa offrire. Poi sì, Roberto dice: ho sbagliato sul DAX. Complimenti, Tony. Sì, perché Roberto pensava a 12.000. No, sì, vabbè, ma 12.000, Roberto, magari hai ragione te. Io giudico anche i target che vengono dati in base, era nella prima lezione, nelle prime due sono state importanti, spiegavo l'importanza del time frame e dell'obiettivo. Evidentemente, se uno dà un obiettivo di 100 punti, non può pretendere che nel giro di 45 minuti di trasmissione si vada a target, no? Evidentemente, se poi stasera, io non lo so, boom, va a 12.000, ma anche domani mattina dico: cacchio, quel Roberto, ancora è presto di dire hai ragione. Io ho detto: no, io tendo a fare time frame più brevi, time frame, anche più lunghi, ma lo dico, infatti, specifico: dico entro la settimana ho target. Adesso non ho dei target perché dipende tutto dalla Fed. È presuntuoso avere dei target, dipende dalla Fed e da come si muove, c'è veramente incertezza. Cioè, ecco perché altrimenti non c'è nessun problema dare dei target, però dipende. Io dico, se la Fed sarà, non fa presagire che non ci saranno ribassi di tassi, qui perdiamo 5% dappertutto, Esatto, 4-5%. questo spiega, risponde anche a una domanda, perso il nome, mi dispiace, non, forse Massimo chiedeva un punto di vista sui indici americani, però siamo in attesa, vediamo E un lì po'. purtroppo fino a mercoledì, se l'atteggiamento sarà visto duro, è difficile perché in genere tutti gli atteggiamenti sono colomba, cioè si scende molto. Se sarà abbastanza conciliante come segnale sul mercato
già scontato un po', ha già scontato un po', se sarà largamente conciliante, magari abbassando subito il tasso a partire da questa riunione qui, promettendone un altro già a luglio o a settembre, evidentemente il dollaro andrà verso 1,13, 1,14 e le borse potrebbero, lo Standard & Poor's potrebbe tentare di nuovo i massimi storici prima dell'estate o durante l'estate. Però vedete, questo dipende, siccome sono i tassi che muovono adesso l'economia, non è neanche il valore assoluto dell'economia, recessione, non recessione, prodotto interno lordo, gli utili aziendali, sono veramente i tassi. I tassi sono importanti, tassi di interesse, ma che cosa c'entrano i tassi? Sono importantissimi perché ti abbassano il rendimento delle obbligazioni del reddito sovrano e enfatizzano i multipli, ovvero price earning, cioè una cosa è avere un dividendo del 3% di un'azione quando i tassi sono 3%, cioè quando dalle obbligazioni prende il 3%, allora è un dividendo del 3% e uno dice, vabbè, a questa azione qui la valuto 10 perché è rischiosa, anche se mi dà il dividendo del 3%, io la pago 10 perché è rischiosa. Se le obbligazioni dal 3% vanno a zero, come sta succedendo, ecco che questo 3% della stessa azione che si trova nelle stesse condizioni di utile di bilancio, nella stessa situazione globale, ecco che improvvisamente questa azienda ha un multiplo, cioè viene valutata tantissimo, perché dice, cacchio, adesso un BTP italiano o un T-bond americano non dà niente, dà zero. Poniamo il caso, io enfatizzo sempre i discorsi da spiegare. Ecco che allora questa azione che mi dà il 3% l'Apple diventa importante perché il 3% è tanta roba in questa situazione di tassi zero. Ecco che l'Apple da 100 euro va a 200, pur rimanendo la stessa azienda e pur l'economia globale non crescendo, crescendo poco, puoi esaltare dei valori in base a quello che fanno i tuoi concorrenti. È qui che ci troviamo in questa situazione, per cui l'errore. Io vedo leggendo le cose e attaccare, e questo lo spiegavo in un altro webinario, attaccare direttamente i valori dei fondamentali al valore delle azioni. No, è sbagliato, i fondamentali influenzano la borsa, ma non influenzano il corso dei titoli. Perché un valore fondamentale di un'azione oggi può essere 10, domani può essere 5, domani 20, pur essendo l'azione la stessa cosa. Evidentemente, allora cos'è che contano? I tassi di interesse. Ecco perché la riunione di mercoledì sui tassi di interesse è importantissima perché potrà influenzare il corso dei prezzi del T-bond americano e quindi di riflesso del Bund tedesco, del BTP italiano e di tutte le obbligazioni mondiali. È una compressione dei rendimenti, ovvero un incremento dei loro prezzi, può modificare la valutazione delle azioni. Risentite queste cose, queste sono oracolato. Che non ve le dicono, non ve le dicono, ma io ho un passato da studioso di economia perché l'ho fatta due volte. Io ho fatto economia e commercio due volte, l'unico caso in Italia perché l'ho fatta con ottimi risultati tra l'82 e l'86. Poi ho collaborato anche con un professore di macroeconomia, la insegnavo anche a tanti ragazzi di scienze politiche privatamente, l'ho fatto per alcuni anni e in più l'ho ripetuta tra il 2013 e anzi, tra il 2014 e il 2017, perché mio figlio si è laureato in economia e l'ho rifatta io, perché lui non ha tanta voglia di studiare, qui lui se ne approfittava, mi teneva 3 ore, una volta, 4 ore al giorno, sabato, la domenica, e io studiavo il libro e glielo ripetevo, per cui l'ho fatta due volte sostanzialmente, e qualche cosa l'ho capita, adeguandomi anche 40 anni, 30 anni dopo alle nuove cose. Vi assicuro, sono dottore due volte, ma come sapete non ci tengo, io sono Tony e basta, però insomma qualche cosa capisco, ecco. Ti chiedono se tuo figlio fa il trader. No, 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 io sconsiglio a tutti di fare il trader. È un No, no. lavorato. Adesso è stato bravo perché adesso fa lo stage alla Nike, ha fatto il corso di marketing al Sole 24 Ore a Milano, che è stato bravo, stavolta il papà non c'entra niente perché l'ha vinto addirittura, lui è diventato tutor,
se fai il tutor, fai gratis il corso, altrimenti costa un sacco di soldi. E poi, siccome uno che gli piace le marche, i vestiti, sin da piccola, sta passione che gli ha attaccato la mamma, lui è espertissimo della Nike e ha fatto un colloquio, insomma, lo sapevano, brillantissimo, adesso è lì addirittura la Nike Milano. Ma è meglio che non faccia il trader, perché per fare il trader devi essere molto avaro, molto attento a tutto quello che fai, devi essere veramente oculato in tutte le operazioni, mai brillante, molto molto attaccato, perché io avevo questa nomea, ormai siamo i fan di trader un po' pazzo, un po' che non mette gli stop, un po' esagerato. Poi, prima gara che ho fatto secondo col 41%, ma ho preso l'encomio da Siat per la condotta di gara e il money management. L'encomio addirittura si chiama roba del genere, da Siat, per cui insomma l'organo assoluto più importante italiano per il riconoscimento di questo genere di cose, ho preso l'encomio, c'è scritto nei giornali, per la money management. Ma ha ragione, perché proprio il fatto di non mettere lo stop, di non me ma l'abbiamo visto anche qui, no? Avete visto anche qui, appena lui pam, 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 cioè sono così veloce che gli stop non li metto perché lo chiudo prima. Io tendenzialmente faccio questo. Per cui vedete, Abbiamo ci avuto anche poi una discussione durante la Reunion Day con Vision Forex, andatevela a vedere con TickMill, abbiamo parlato proprio dello stop loss, quindi quella è anche un altro spunto di confronto, di riflessione sull'utilizzo dello stop loss. Va bene. Ottimo Tony, allora siamo andati ben oltre i tre quarti d'ora, grazie Tony per tutto quello che ci hai insegnato anche oggi, ovviamente in chat piovono tantissimi complimenti, mi scuso se ho saltato qualche commento, nel caso scrivetemi via mail o contattate anche Tony se avete qualche particolare domanda. Allora vi do appuntamento a venerdì, che è l'ultimo appuntamento del mese, quindi adesso non ricordo, venerdì alle 14, alle 16, scusate. Io Comunque farò chi ha Acerbi, iscritto... provincia di Ravenna. Come Farò, Tony? io sono Acerbi a venerdì, ma però ugualmente con il 4G ci colleghiamo. Sono Acerbi Ok, ci proviamo con l'ultimo appuntamento di venerdì. Chi si è iscritto a questo ovviamente già è iscritto in automatico alle 16, quindi per l'ultimo appuntamento del mese. Grazie a tutti e vi auguro una buona giornata. voglio bene a tutti, ciao.